E da oggi è operativo il portale dedicato ai risparmiatori vittime degli scandali bancari degli ultimi anni. Ci sono 6 mesi di tempo per presentare le domande di risarcimento. Piero Cipriani. Lunghi mesi di proteste, decine di migliaia di risparmiatori coinvolti, le trattative con l'Europa per cercare una soluzione concordata. Ora finalmente, per chi è rimasto impigliato nei crack bancari degli anni scorsi, è pienamente operativo il decreto che consente di presentare le domande di risarcimento. Ci saranno 6 mesi di tempo, fa sapere il Ministero dell'Economia. Tutta l'operazione andrà fatta per via telematica, tramite il portale fondoindennizzorisparmiatori@consap.it, dove sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda, caricare gli allegati richiesti. Avranno una via prioritaria nell'esame le domande dei risparmiatori con un ISEE inferiore a 35.000 euro nel 2018 e a cui spettino rimborsi fino a 50.000 euro. Al portale ora operativo si affianca l'altro tassello fondamentale per l'intera operazione, la commissione tecnica incaricata di seguire le pratiche relative ai risparmiatori che siano state vittime in modo individuale o massivo della scarsa correttezza e trasparenza delle 6 banche fallite. Formata da 9 membri, toccherà a questa commissione esaminare e autorizzare il pagamento dei rimborsi.